voglio dire ancora due cose. La prima, in questi giorni purtroppo abbiamo perso un altro ragazzo nel pieno della sua gioventù, 22 anni. Io chiederei a tutti quanti di fare il grosso applauso a questo ragazzo che si chiamava Andrea Zani e a tutta la sua famiglia, perché ne hanno bisogno. Cercate di rientrare sui marciapiedi perché i vigili riaprono la circolazione, perché qua sennò siamo in una metropoli e c'è molto traffico, dobbiamo per forza prendere.